Giusto 1-1 alla Piani tra Padova e Lecce, che si sono affrontati a viso aperto e senza esclusione di colpi dall'inizio alla fine, col chiaro intento di ottenere l'intera posta in palio. Contro una formazione come quella pugliese, con un organico da serie superiore, il Padova era chiamato alla verifica più probante dall'inizio del campionato. La squadra di Buffoni ha giocato da pari a pari contro i più titolati avversari, ha sofferto molto l'aggressività, il pressing, i continui raddoppi di marcatura attuati dagli ospiti, ma con le stesse armi ha risposto, riuscendo a raddrizzare lo svantaggio iniziale e sfiorando nel secondo tempo il raddoppio in alcune occasioni. A questo Lecce non si può certo regalare alcunché, men che meno qualche metro di libertà a Pasculli, che sfrutta un'incertezza della difesa biancoscudata e all'undicesimo porta in vantaggio il Lecce con un diagonale imparabile. Il Padova accusa il colpo e solo alla mezz'ora riesce a rendersi pericoloso, centro in area di Mariani per Valigi, pronta la sua correzione, Braglia si salva casualmente di piede. Sul finire del tempo Russo per un attimo perde ancora di vista Pasculli, l'argentino tenta il pallonetto ma stavolta la mira è sbagliata. La ripresa ricalca lo stesso cliché dei primi 45 minuti e all'undicesimo il Padova ottiene il pareggio grazie a questo bolide dello specialista Fermanelli che Braglia non trattiene e che Casagrande non ha difficoltà a trasformare. Ancora pericolosissimo Fermanelli poco dopo, ma Braglia stavolta riesce a neutralizzare in qualche modo. Quattro leccesi ed un padovano sono già sul taccuino dell'arbitro quando Enzo e Piacentini, per reciproche scorrettezze, vengono mandati anzitempo sotto la doccia.